Eccoci qua, ben trovati. Nuovo appuntamento di Biblioterme dal caffè storico delle Terme Tettuccio di Montecatini insieme a due amici storici, Roberto Pinocchi. E te come ti devo chiamare? Su Facebook Giovanni Winnings. Esatto. Invece? Paolo Vincente. Paolo Vincente. È un burlone, eh? È un burlone. Allora, oggi ci raccontate cosa? Dunque, oggi dove vanno le terme? Oggi per fare qualcosa di diverso ci siamo basati su una documentazione diciamo dei giornali dell'epoca e quindi faremo delle letture tratte appunto dai giornali a partire dall'inizio dell'Ottocento fino all'inizio del Novecento e quindi una carrellata su quello che scrivevano sulle terme, i comportamenti degli ospiti. Dove si possono trovare questi documenti? Perché noi diciamo faremo perché abbiamo le conferenze, però dove si possono trovare? Cioè, dottor Google ci aiuta oppure ci vogliono archivi specifici? No, si trovano anche su Google, per esempio le Nazioni, sono sull'emeroteca toscana virtuale e si trova la Nazione fin dalle origini, dal 1859 fino al 1912, la Nazione lì c'è, e insieme ad altri giornali toscani, e poi si trovano i giornali locali, cioè il giornale dei Bagni, il Tettuccio, eccetera, si trovano nelle biblioteche, la Forte Guerriana, a Firenze, alla Biblioteca Nazionale, insomma, ci sono in giro, quindi si trovano a Pistoia, ci sono tanti giornali locali dell'epoca, alla Forte Guerriana, e così io ho tratto un po' di notizie da questi giornali. Paolo, il materiale c'è indubbiamente, quello che ci vuole però anche è una forte passione, esatto, per ricavare da tutto questo materiale una serie di notizie che sono importantissime per noi, insomma, perlomeno per tutti quelli che amano la storia locale, la storia di Montecatini, delle terme di Montecatini. Qua si parla, Roberto è un maestro, si utilizza sempre il termine storia locale, no? Ma questa storia locale, cioè Montecatini, beh, è locale ma è nel mondo, è innegabile, sì, questa cosa. Cioè, Tutti coloro che si occupano di storia particolare, diciamo, di una località o di una comunità o di una regione anche, vengono definiti storici o appassionati locali. Però gli storici, quelli grandi, quelli con la S maiuscola, dicono sempre che senza i ricercatori locali la storia grande avrebbe soltanto delle pennellate vaghe, senza un riferimento a fatti che sono poi fondamentali per la struttura e per la conoscenza della storia, quella S maiuscola. Mancherebbero i tasselli del territorio, Paolo. Mancherebbe, sì, molte cose importanti. Infatti, scusami, quando si legge un libro di storia grande, si trova tantissime notizie di storia piccola, dico piccola per dire locale, e si pensa dentro, io penso dentro di me e molti altri pensano dentro di loro, guarda, questo ha letto sicuramente il professor Rauti che scriveva sempre su Pistoia, perché senza il professor Rauti, che per carità di Dio è un maestro per tutti, senza di lui probabilmente quelle notizie non sarebbero venute fuori. Così come magari per Montecatini qualcuno può dire, guarda, questo l'ha trovato il Pinocchio, l'ha trovato... il Vincente, l'ha trovato il Fortino, altri appassionati locali. Paolo. No, volevo dire, comunque io ho trovato nelle mie modeste ricerche di storia locale, ho trovato dei commenti abbastanza astiosi da parte degli accademici, parlo degli storici accademici, niente di, voglio dire, tanto di cappello a questi grandi storici, però c'è sempre un certo spirito di superiorità, superiorità. No? Di dire, ma insomma, sì, ma che cosa state andate a cercare quei muretti che servivano per... ma ci sono? Ma ci sono, no? Ah, esatto. Per dire, no? Perché no? Qualcuno li dovrà pure andare a vedere e a cercare di scoprire a che cosa servivano, no? Appunto. E non perché lo fanno no? Gli accademici, questo. Vabbè, questo lo fate voi e lo facciamo noi. Io vi ricordo i loro profili social, ve li ricordo io, Roberto Pinocchi e Giovanni Winnings. Dico bene? Perfetto. Andate a curiosare, troverete tante, tante, tante notizie del nostro territorio. Ciao! Ciao!